Civil War, la guerra civile americana, fatta da due signori in particolare, uno e due. Edizione Le Grandi Saghe, eccola qua, 9,99€ il prezzo, prodotto sempre, cioè distribuito dalla Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, quella versione lì trovabile ovunque. Attentiamoci subito. Correva l'anno 2006, era un maggio del 2006, e a uno scozzese fu fatta la proposta di un mega crossover che abbracciasse tutte le testate Marvel e che sconvolgesse in qualche modo e che tenesse i lettori incollati durante tutta l'estate e oltre al Marvel Universe, alla casa delle idee. Si protrasse effettivamente fino al febbraio del 2007, quindi fate il calcolo dei mesi, con un epilogo da urlo, da pianto, specialmente per tanti di noi. Mark Millar, Steve McNiven insieme collaborano per creare tutto ciò e cercare di coordinare quantomeno al meglio tutte le testate, perché tutti quanti dovranno essere sconvolti dalla guerra civile, dove non si lotta, nonostante il giuramento sia fatto, il giuramento di guerra, la dichiarazione di guerra sia fatta davanti a una statua di un inerme, inerte, anzi, Abramo Lincoln. Nonostante venga fatta lì, non si lotta per abolire la schiavitù. Forse si lotta in un certo senso per fare la schiavitù, per mettere in schiavitù, in un certo senso. Oppure no, oppure come era stato per l'epoca, si lotta per un nord industrializzato che cerca di imporsi economicamente sugli stati del sud, chissà. Chissà qual è la verità. La verità è nel mezzo, fatto sta che Mark Millar scrive qualcosa di veramente monumentale. Bisogna andare a ricercare in Mark Millar, lo scozzese, il genio scozzese, nelle sue opere quella che è la quotidianità, quella che è la critica, la distorsione della cronaca. Già dall'inizio stesso della Civil War, quando noi vediamo appunto uno Speedball che sta lì insieme ai New Warriors, in quello che sembra essere, anche perché sono interscambiabili, una telecamera di videosorveglianza, no, non lo è. La critica è verso American Idol, è verso The Big Brother, è verso i reality, un reality sui supereroi New Warriors, l'incoscienza, il non saper agire, tutto ripreso dalle telecamere, fa sì che questi eroi inconsapevolmente distruggano, o comunque siano artefici in qualche modo, così verranno accusati dall'opinione pubblica, artefici della distruzione di Stamford, Connecticut, laddove appunto c'erano state un quantitativo di vittime abnormi. Ecco che i parenti delle vittime che cosa fanno? Vanno da colui che è il capro espiatorio, assente in quel momento, colui che ci ha sempre messo la faccia, e su quella stessa faccia ci sputano, così che il capo possa prendere consapevolezza di tutto e dare inizio a quello che è il plot principale. Già una critica sociale di base è quella, andiamo con il plot principale, laddove il governo emerge e decide che tutti devono registrarsi, tutti coloro che sono superumani, tutti coloro che hanno un costume particolare, tutti coloro che fanno i vigilantes, tutti coloro che fanno qualsiasi cosa con una maschera, devono togliersi la maschera, dire pubblicamente chi sono ed essere stipendiati, addestrati e stipendiati, tanto quanto lo sono i poliziotti che combattono in strada per le strade di New York. Ecco, Millar che cosa fa? Lui era già stato a New York, aveva già visto, aveva già parlato con i newyorkesi, ma lui è scozzese. Eppure nei newyorkesi vede qualcosa in quell'epoca, l'epoca di George W. Bush Jr., l'epoca in cui Eminem fa canzoni contro George W. Bush. Lui vede che nei newyorkesi c'è una perdita di identità. Non riescono
a mettersi sotto l'egida della bandiera americana. Non sono il popolo a stelle e strisce, semplicemente perché il governo, il presidente, scelgono un nemico. Ecco che già lì c'è qualcosa di molto più grande dietro. C'è un senso di smarrimento da parte della popolazione stessa. E laddove la libertà è il paese delle libertà, vero, ma la concezione forse è un po' troppo utopistica, perché poi quella stessa libertà va a restringere quella di qualcun altro. Ecco che il confine è veramente labile tra libertà e schiavitù. Si è costretti in qualche modo, essendo sudditi di un qualcosa, a dover fare ciò che viene imposto dall'alto, a prescindere, a considerare qualcuno un nemico. Ed è proprio per questo che questo Capitan America, come dichiarato dallo stesso Mark Millar e disegnato poi egregiamente dallo Steve McNiven, risulta quel mix tra Charlton Heston e John Wayne, questa detta di Millar proprio, così carismatico che davanti a Hill dice: non venire a parlare a me di politica, non ti azzardare, non è il governo che deve dirmi chi è il mio nemico, proprio perché io sono Capitan America. Soffro sì della sindrome del reduce, quindi devo combattere per forza una guerra, indipendentemente se è se viene dall'interno o se è una guerra esterna, quindi contro paesi esterni, però sono comunque Capitan America. Ed ecco che la figaggine di questo personaggio fa sì che i lettori dell'epoca, ma probabilmente ancora qualcuno oggi, credono che questo sia il punto più giusto. Lo stesso Millar pensava così quando scriveva il personaggio, ma poi si rese conto dell'inevitabile. Ossia che poi quello che succede nello stesso Civil War, cioè quando un Frank Castle, The Punisher, va a bussare alla porta di questi carbonari, tra virgolette, ribelli del Cap, si ritrovano mischiati anche dei pentiti super cattivi, villains. E Castle non li tollera, loro vengono lì per redimersi e Castle gli spara e li uccide a sangue freddo davanti agli occhi di Cap, che giustamente che cosa fa? Lo massacra di botte e Niven riesce a rendere ancora meglio questa crisi di un Capitan America che non soltanto non può accettare l'omicidio in quel modo, nonostante sia soldato e abbia vissuto tante guerre, no? Non solo questo, puro senza macchia, però alla fine di macchia di sangue si macchia gli stesso, perché comunque lo pesta di botte come se non ci fosse un domani. Al che Spider-Man, l'uomo ragno, non può che dire in difesa di Frank Castle: probabilmente Capitan America è il motivo per cui Frank Castle è andato in Vietnam. Stesso uomo, guerra diversa. E Capitan America giustamente non la prende bene sta frase. Risponde male all'uomo ragno, sì, ma poi tutti e due soffrono, l'uomo ragno ha ragione, tutti e due soffrono della sindrome del reduce. Il modus operandi è completamente diverso, ma sono tutti e due soldati, sono tutti e due che dipendenti in qualche modo di un paese. O lo sono stati comunque. E ognuno dei due cerca di ribellarsi in modo diverso. Da una parte c'è una sorta di Rambo, molto più umano, dall'altra c'è il supereroe senza macchia. Però il problema è sempre questo. Una volta che l'uomo ragno ha detto una cosa del genere, Capitan America inizia a rendersi conto della sua scelta di andare contro il governo. Giusta, fino ad un certo punto. Perché poi, inevitabilmente, colui che aveva dato in precedenza un pugno in faccia a Hitler, quindi era la parte del giusto fare quello che faceva all'epoca, creare scompiglio in Europa perché è distante dall'America. Ma quando poi vai nel tuo stesso paese, sei nel tuo stesso paese e questa guerra tra superumani, tra uomini in costume, la guerra dei costumi, porta tutte quelle vittime, quella distruzione dei civili e quei sotterfugi e quelle infime tattiche, quei colpi bassi, quella perdita dell'amicizia tra questi due signori, tra Iron Man e Capitan America, inevitabilmente lui si rende conto che è dalla parte sbagliata. Iron Man non poteva invece in qualche modo essere condannato per la sua scelta, non soltanto giusta dal punto di vista forse legale, per rimanere nella legalità, non solo per quello, semplicemente perché Iron Man aveva passato sulla propria pelle che cosa significa perdere il controllo di se stessi, proprio grazie al diavolo nella bottiglia.
che è appunto un Tony Stark che soffre di alcolismo, come riproposto poi tra l'altro anche in Iron Man 2 al cinema stesso, dove un'armatura, un potere così grande, anche se per un attimo fuori controllo, può mietere delle vittime, può fare dei danni. Ed ecco perché c'è bisogno di un'assicurazione, di una tutela. C'è bisogno che queste persone vengano in qualche modo istruite in una sorta di mestiere. Andremo a perdere la concezione romantica dell'eroe, proprio del Capitan America, che anche in questo caso viene attaccato di non riuscire a stare al passo ai tempi, di essere un vecchio veterano, un dinosauro. La concezione di eroe viene meno, noi siamo attaccati a una concezione romantica dell'eroe, quindi dobbiamo lottare assieme a queste persone che non vogliono nulla, tantomeno un compenso, tantomeno uno stipendio statale. No, non vogliamo questo, non lo si fa per soldi, lo si fa per vocazione, l'eroe, il supereroe. Ecco però gente come Hulk, che fu oggetto delle mire, appunto, delle decisioni prese dagli Illuminati stessi, di cui Stark faceva parte insieme all'intelligenza del Marvel Universe. Ecco che queste persone tipo Hulk, tipo lo stesso Stark, Thor, perdono il controllo, fanno un quantitativo di danni enormi. La Civil War non è quella che è stata portata al cinema in quel modo. La Civil War è molto più pesante, più radicata, con un uomo ragno mutaforma che addirittura prende egoisticamente, cambia faccia, da prima ipnotizzato da Tony Stark, da questa figura paterna assente, si smaschera dinanzi agli occhi del mondo, perdendo tutto, perdendo lavoro, lasciando indifese e oggetto di qualsiasi vendetta Mary Jane e zia May. Torna a nascondersi e torna a si riunisce con Capitan America dopo averlo incontrato. C'è una frase topica della Civil War e poi lo lancia, quando l'uomo ragno affronta Capitan America, e poi lo lancia: mi lancia contro tutto quello che rappresenta questa nazione, quando Capitan America gli lancia contro lo scudo. Beh, difficile scegliere da che parte stare. E lo slogan pubblicitario è proprio quello: tu da che parte stai? Da che parte stare? Forse non c'è il giusto e forse non c'è lo sbagliato, però sicuramente c'è da dire che la guerra, in tutte le sue forme, e Miller vuole dimostrare proprio questo, è sbagliata. E non a caso, nelle pagine, tra le pagine di Civil War, comparivano i necrologi degli eroi, o comunque di coloro che erano morti durante la guerra, questa guerra specifica tra supereroi macchiati di crimini grandi, non direttamente, ma comunque sono loro che hanno portato avanti il conflitto e sono loro che hanno creato quello che hanno creato. Inevitabile, dato l'ammontare delle vittime, quindi l'armistizio dello stesso Steve Rogers, che poi porterà a quello che tratteremo nel prossimo episodio. Come sempre, l'invito è quello di leggerla, perché è veramente opera fantastica, sempre contemporanea, perché cambia il tempo sulla vetta forse, ma la vetta rimane sempre quella, nel senso che le maschere, le mascherate, ancora oggi le possiamo ritrovare, ancora oggi qualcuno ci dice chi è il nemico, e forse dovremmo fare veramente come Capitan America e non farci costringere, ma sembra che inevitabilmente propendiamo sempre per l'essere in qualche modo ipnotizzati dai grandi oratori. Vabbè, come sempre ragazzi, detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate like. L'invito è sempre quello: informatevi, pensate di testa vostra e poi scegliete la parte da cui stare, ma indipendentemente da tutto, leggetela. Leggetela.